L'idea è nata dall'avvocato Gucciardo che ha preparato questa manifestazione, ecco, del vicolo fiorito. Io sono stata suggerita in realtà da Mario Amico, che è un artista e pittore che era a conoscenza dei miei murales che avevo realizzato in precedenza. In Vicolo Fiorito io ho realizzato un murales che ho chiamato Appartenenza, che sta ad indicare proprio la mia relazione con Caltanissetta, il mio profondo legame con la mia terra. Di Caltanissetta e della Sicilia ho voluto omaggiare i colori, in particolare il giallo, che è il colore del grano, che è il colore della nostra pietra di Sabugina, ma soprattutto è il colore dello zolfo, che mi ricorda tante cose che ho vissuto da bambina. I girasoli ricordano Van Gogh, che per me è un tema ricorrente perché adoro Van Gogh, ma soprattutto nella fattispecie rappresentano spensieratezza e serenità. In antitesi al periodo che stiamo vivendo, che mai avremmo pensato di vivere così, un Natale lontano dai propri cari, un Natale da soli, in cui l'amore verso i parenti e gli amici si manifesta in solitudine. Un altro tema fondamentale è la diversa etnia della donna in primo piano. Caltanissetta infatti ormai è una realtà multietnica ed è una cosa bella perché ricorda un po' quello che hanno vissuto i nostri antenati nei primi del Novecento con i flussi di emigrazione. Per cui io penso che ad oggi non esista una vera diversità e che tutti siamo accomunati dalla stessa terra su cui vivere, dagli stessi colori di cui godere e dagli stessi sapori.